Gesù. La mia speranza sei solo tu. Alzo gli occhi al cielo, so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo. Leggeremo prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, dal verso 4 al verso 9. Capitolo 1 della prima lettera di Paolo ai Corinzi, dal verso 4 al verso 9. Addio la gloria. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non manchiate di alcun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Fin qui la lettura della parola del Signore. Sono delle parole che l'Apostolo Paolo indirizza alla Chiesa di Corinto, una Chiesa giovane, ma una Chiesa benedetta. In particolare questa mattina vogliamo considerare alcune cose. Innanzitutto vogliamo considerare che Dio vuole che noi possiamo essere fonte di gioia per gli altri. Fonte di gioia. Dio vuole fare di noi fonte di gioia. L'Apostolo Paolo dice: io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Vuole dire che l'Apostolo Paolo in questo caso sta dicendo che la Chiesa di Corinto per lui era un motivo di ringraziamento, sicuramente perché era una benedizione quella Chiesa, sicuramente perché vedendo come questa Chiesa progrediva, il cuore dell'Apostolo Paolo poteva essere rallegrato, poteva essere sostenuto. Dobbiamo, cari nella grazia, come figlioli del Signore, pregare di poter essere per gli altri una fonte di consolazione. E tutti quelli che non conoscono Cristo hanno un solo pensiero, ed è quello rivolto a se stessi. Non pensano agli altri. Ognuno pensa al bene proprio, ognuno pretende che gli altri siano per loro una consolazione e un aiuto. Difficilmente trovi sulla faccia della terra persone che pensano o si rallegrano per gli altri. Anzi, quando qualcuno vede gli altri prosperare, è possibile pure sulla terra trovare gente invidiosa. I credenti non sono così. I credenti trovano gioia quando vedono gli altri che vanno avanti, anzi, certe volte sono più felici nel vedere gli altri allegri, gli altri andare avanti, più di quanto magari alle volte loro sono felici, però poi gli altri non lo sono. Noi in questa mattina siamo grati a Dio, perché il nostro desiderio innanzitutto è quello di ringraziare Dio per quello che ci ha dato. Ma la nostra preghiera è che altri possano essere rallegrati. Il nostro desiderio, l'amore che Dio ha sparso nel nostro cuore per mezzo di Cristo Gesù ci porta ad essere fonte di gioia. Dobbiamo impegnarci maggiormente a fare questo.
noi non possiamo nemmeno immaginare quello che gli altri possono passare, quello che la gente che vediamo per strada sta vivendo. E quanto sarebbe bello poter ascoltare la testimonianza di qualcuno che ci dice: sai, avevo iniziato la mattinata un pochettino giù, però poi ti ho sentito parlare, ho sentito il tuo amore, ho sentito le tue parole di edificazione per l'anima mia e io mi sono sentito sollevato. L'Apostolo Paolo quanto ne aveva passato, quanti combattimenti aveva compiuto per il bene dell'opera di Dio, quante ingiurie, quante offese. Era arrivato il momento per lui di essere consolato, di essere incoraggiato e di potersi sentire felice nel vedere questa chiesa per il quale progresso lui aveva lavorato, ora crescere, ora prosperare. Signore, noi vogliamo pregarti di essere fonte di benedizione. Forse chi ti sta a fianco questa mattina ha bisogno di essere consolato. Forse chi incontreremo lungo la strada ha bisogno di essere incoraggiato. Non vogliamo essere solo delle persone che ricevono e che pensano a se stessi. Fratelli e sorelle, ricordiamoci gli uni degli altri per essere di consolazione gli uni per gli altri. Preghiamo per quanti ci governano. È vero, certe delusioni li vediamo, no? Anche da chi ci governa. Però alle volte ci dobbiamo pure domandarci: ma noi li stiamo aiutando, chi ci governa, a poter lavorare bene, o siamo sempre lì ad essere di intralcio, no? E chi ci serve, chi abbiamo davanti a noi, noi dobbiamo aiutarli, incoraggiarli per poter fare meglio la volontà del Signore. E Dio sia lodato, perché non solo un tempo eravamo tristi, non solo un tempo eravamo senza speranza, Dio ci ha dato gioia, ci ha dato fede e speranza, tanto da poter benedire ed incoraggiare anche gli altri. Tu sei fonte di benedizione, sei fonte di incoraggiamento, sei fonte di sprono. Vogliamo esserlo in questa mattina? Io mi rattristo quando non riesco ad esserlo, quando non riesco ad essere di consolazione, quando non riesco ad essere di benedizione, perché noi siamo un luogo dove Dio continuamente versa la sua benedizione e non vogliamo diventare un lago che riceve le benedizioni di Dio e stagna. Vogliamo essere un corso d'acqua che riceve le benedizioni di Dio e le diffonde per quanti ancora sono lungo il nostro cammino. Gloria al nome del Signore. Siamo fonte di gioia per gli altri, ma possiamo essere anche l'oggetto dell'amore di Dio. Vi assicuro che essere l'oggetto dell'amore di Dio è qualcosa di meraviglioso. Ora, se noi possiamo essere fonti di gioia per gli altri, è perché siamo innanzitutto l'oggetto dell'amore di Dio. Dio è quello che ci fornisce a noi le benedizioni che possiamo distribuire ad altri. Ora, nessuno si deprima questa mattina nel dire: io vorrei essere benedizione per gli altri, ma credimi, fratello, credimi, pastore, io sono abbattuto delle mie cose, come posso essere di benedizione per gli altri, no? Noi vorremmo essere un aiuto, un sostegno, però io stesso mi rendo conto di essere una persona molto fragile. Qual è il segreto vostro? Come mai voi riuscite a diffondere gioia, a sostenere gli altri? Il segreto è questo: noi siamo l'oggetto dell'amore di Dio. Infatti dice l'Apostolo Paolo: perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza. In Lui siete stati arricchiti. E se voi oggi potete arricchire gli altri, è perché il Signore vi ha fatto grazia. Entra nella grazia del Padre tuo questa mattina. Se tu hai questo grande desiderio di essere un elemento su questa terra di benedizione, di essere il sale della terra, ma ti rendi conto di non avere le possibilità di fare questo, questa mattina il Signore ti dice: entra nella mia grazia,
ricevi la mia grazia. L'Apostolo Paolo era una persona lontana dalla grazia di Dio, ma poi ha ricevuto la grazia del Signore. Dice il verso 13 della prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, prima ero un bestemmiatore, ero un persecutore, ero un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Dove l'amore è poco, la grazia sovrabbonda. Dove la paura è tanta, la grazia sovrabbonda. Dove le forze sono poche, la grazia sovrabbonda. Dove il futuro provoca incertezza, la grazia sovrabbonda, dandoci tutte queste cose di cui noi siamo carenti. Perciò noi vogliamo in questa mattina dire: fammi grazia, fammi realizzare la tua grazia. Fratelli e sorelle, non si è salvati per opere, ma si è salvati per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù il Signore. Perciò l'Apostolo Paolo dice: io sono felice per voi, perché un tempo voi non conoscevate la grazia di Dio, ma ora avete conosciuto la grazia del Signore e siete stati arricchiti di ogni cosa. Vuole dire, di ogni cosa significa proprio tutto, anche di una benedizione materiale, perché no? Ricchezza materiale non significa, cari fratelli, avere il superfluo, che poi ci allontana dalla grazia di Dio. Ricchezza materiale non significa avere lavoro dalla mattina alla sera per non avere tempo manco per pregare. Ricchezza materiale non significa avere soldi e niente più, tanto da diventare amanti del denaro e allontanandoci da Dio. Ricchezza materiale non significa avere ogni sorta di benessere per poi dimenticare che senza del Signore non possiamo fare nulla. Uno dei segni degli ultimi tempi del quale io sono preoccupato è questo, che negli ultimi tempi, dice la parola di Dio, la gente sarà amante del piacere più che di Dio, delle comodità, delle cose che in qualche modo ci fanno stare bene, del benessere materiale. Ma il vero benessere, cari fratelli, è nel Signore, avere pace nell'anima. Dio vale più di ogni sorta di benessere. Qui l'Apostolo Paolo dice che erano stati arricchiti di ogni dono di parola. Ora noi, quelli che conoscono la parola, sanno cosa significa il dono della parola. Ci sono dei doni dello Spirito Santo, dei carismi, che hanno a che fare con la parola. C'è per esempio il dono delle lingue, è un dono che ha a che fare con la parola. Dio ci fa proferire un linguaggio nuovo e ci fa proferire una lingua profetica. Molti che non hanno dimestichezza con il mondo evangelico e ci sentono parlare in lingue credono che sia il risultato di una convinzione personale. No, lo dice la parola del Signore, che negli ultimi tempi Egli spanderà il suo Santo Spirito e molti parleranno in lingue nuove. A Pentecoste parlavano in lingue, ad Efeso, che furono battezzati, parlavano in lingue. Tutti quelli che ricevono il dono dello Spirito Santo parlano in lingue, e vi assicuro che è bello parlare in lingue, perché quando uno parla in lingue loda il Padre suo che è nei cieli, e poi in lingue si può anche profetizzare per dare un messaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione per la Chiesa. In lingue si può anche interpretare il messaggio dato in lingue. Gloria al nome del Signore. Il dono delle lingue. Certe volte con le lingue uccidiamo, ma con il dono delle lingue incoraggiamo. Certe volte con le lingue, senza che noi ce ne accorgiamo, andiamo a dire le cose sbagliate. Quante volte abbiamo fatto delle gaffe? No? Abbiamo detto una cosa che non avremmo dovuto dire ad una persona che magari
stava vivendo una brutta situazione. La nostra lingua non era guidata, il dono della parola. Il Signore ci ha dato una parola, no? Per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, dice la parola di Dio, per incoraggiare quelli che hanno uno spirito abbattuto. Non vogliamo sbagliare quando sbagliamo, quando parliamo, cari fratelli, vogliamo avere il dono della parola. L'Apostolo Paolo era felice di vedere questi credenti che avevano un parlare condito con grazia, che avevano un parlare dolce, un parlare franco, un parlare veritiero, no? Perché è giusto che i figlioli di Dio dicono la verità, ma lo dicevano con amore, perché il loro interesse era quello di incoraggiare, fratelli e sorelle, parliamoci gli uni e gli altri, con la parola di Dio, cantando inni sacri, esortandoci gli uni e gli altri a vicenda. Avevano un dono di conoscenza, gloria al nome del Signore. Quante persone questa mattina vorrebbero avere questo dono di conoscenza? Cos'è questo dono? Avere una comprensione maggiore delle cose che noi non capiamo. Vi assicuro che ci sono nella vita cose che capitano che noi non capiamo. Alle volte viviamo periodi della nostra vita che noi non comprendiamo. Però se uno non legge la parola di Dio non potrebbe scoprire il dono della conoscenza. Il Dio vuole darci un dono di conoscenza, darci quella capacità magari di capire che questa cosa è avvenuta non per il male ma per il bene, magari per preservarci da qualche male maggiore. Il dono di conoscenza, di capire quello che Dio ha preparato per noi in anticipo e quindi di prendere questa strada, perché un giorno noi realizzeremo quella benedizione. Ancora non l'abbiamo nelle mani, però lo conosciamo in anticipo che Dio ce lo darà, la conoscenza, quel dono che aveva anche Giuseppe, quel dono che ebbe Daniele nell'interpretare i sogni, una conoscenza soprannaturale. Signore, dacci la capacità di conoscere, gloria al nome di Dio, quanti doni il nostro Signore vuole darci. Perché? Perché noi siamo l'oggetto dell'amore di Dio. Non dimenticarlo mai. Perché tu sei pregiato, dice la parola di Dio. Sei stimato ai miei occhi. Ed io ti amo. E siccome noi siamo l'oggetto dell'amore di Dio, Egli ci arricchisce di ogni dono, ci dà una parola nuova, il dono di una parola, poter parlare e dare qualcosa agli altri, ci dà dono di conoscenza e ci dà l'opportunità di vedere la testimonianza di Cristo manifestata. Verso 6 dice: essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo. Meditavo velocemente questa parola, che significa la testimonianza di Cristo. Cristo sulla terra aveva parlato di alcune cose, aveva testimoniato, aveva detto: vedrete che voi che mi seguite avrete, riceverete delle benedizioni speciali. Ve lo dico in anticipo: quando voi mi seguirete io ho preparato per voi alcune benedizioni. Ve ne voglio leggere alcune le abbiamo già accennate. Ma in Marco, al capitolo 16, c'è una bellissima testimonianza che Gesù diede ai suoi discepoli e la dà anche a noi questa mattina. Sentite, chi avrà creduto, Marco 16:16, e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Gesù ce l'ha testimoniato. E ora l'Apostolo Paolo alla chiesa di Corinto diceva: io vedo che è confermato quello che Gesù ha testimoniato. Vedo che in mezzo a voi si sta compiendo quello che Gesù aveva detto. Ma questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni. Parleranno in lingue nuove. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno
non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Ora, fratelli e sorelle, io credo nella parola del Signore. Io credo che la parola di Dio debba essere confermata in mezzo a noi, anche questa mattina. Gesù ha detto: dove due o tre sono radunati nel mio nome, la mia presenza è in mezzo a loro. Quindi noi dobbiamo vedere confermata la testimonianza di Cristo tra di noi. Gesù è in mezzo a noi, lui vuole farci sentire la sua presenza, lui vuole sollevarci, lui vuole compiere guarigioni tra di noi, lui vuole compiere liberazioni tra di noi, perché la sua testimonianza è verace, non ha bisogno della conferma degli uomini, ma si compie in mezzo al suo popolo che crede e spera nel nome del Signore. Concludo. Abbiamo detto che noi siamo fonte di gioia per gli altri, abbiamo visto che noi siamo l'oggetto dell'amore di Dio, e ora possiamo dire che diventiamo testimoni della fedeltà di Dio. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Noi possiamo testimoniare della fedeltà di Dio. Attaccati a Dio, vedrai che Dio ti fortificherà, ti renderà saldo fino alla fine, purificherà il tuo cuore. Quando tu cadrai, lui stenderà la sua mano e ti solleverà. Quando tu non avrai la forza di lottare, tu sentirai nel tuo cuore all'improvviso quel coraggio per andare avanti. Credi nel Signore Gesù questa mattina e tu potrai testimoniare della fedeltà di Dio. Tu potrai dire: io non pensavo di avere la forza di affrontare questa prova, io non credevo di poter avere la forza di alzarmi, di andare avanti, perché la prova è dura, le difficoltà sono tante, le offese che abbiamo ricevute sono state molte, le critiche, le ingiustizie sono state molte, però oggi possiamo testimoniare che siamo qui a lodare e a benedire il nome del Signore. Perché? Perché Dio è fedele, lo abbiamo letto, fedele è Dio dal quale siete stati chiamati. Questa mattina voglio dirti, caro fratello, cara sorella, che tu potrai testimoniare della fedeltà del Signore. Gli anni passeranno, i giorni, i mesi passeranno, ma tu vedrai che Dio sarà fedele con te sino alla fine. Perciò, se ancora tu non hai fatto questo passo, o se ci siamo raffreddati nella fede questa mattina, vogliamo dire: Signore nostro, non mi voglio allontanare da te, perché se io mi allontano da te non potrò più testimoniare della mia forza, del mio rimanere saldo. Gli altri racconteranno delle mie cadute e delle mie sconfitte. Non voglio questo, Signore, per la mia vita. Ti prego, aiutami. Mi voglio aggrappare a te, non voglio scivolare nel dolore e nella tristezza. Voglio chiederti: Signore, dammi la forza per rimanere saldo come un albero piantato con delle radici profonde lungo un corso d'acqua, che non teme quando viene il vento, rimane fermo, aggrappato come una roccia che non teme nulla, perché è forte. Tu sei la nostra roccia, tu sei la nostra forza, e noi ci rifugiamo in te. Un impegno dopo questa mattina: oggi vogliamo essere un sostegno per quelli che ci stanno vicino, motivo di gioia per gli altri. Vogliamo essere l'oggetto dell'amore di Dio, per essere da Lui arricchiti di ogni benedizione, di ogni dono di parola, di ogni dono di conoscenza, e di vedere in mezzo a noi compiersi quello che Gesù ha detto mentre era sulla terra: consolati, per testimoniare che Dio è fedele, che molte sono le prove del giusto, ma che il Signore lo libera da tutte. Ti
Dio è fedele. Dio vuole prenderti per mano e non ti lascerà mai. Dio è fedele. Adoriamo il Signore.